Ciao Lily, è una bella giornata, non è vero? Dove stai andando? A prendere le baby car dopo la scuola. Che gentile da parte tua. Guarda, Lily, sembra che la strada sia chiusa. Oh, non conosci strade alternative per arrivare alla scuola? Allora, come pensi di fare? Ciao, Tyler. Guarda, la strada è chiusa e Lily non sa da che parte passare. Quindi stai dicendo che in realtà lei può prendere la strada chiusa? Non ne sono troppo sicura, Tyler. Se il cartello è lì, ci sarà un motivo. Quindi ascolterai Tyler e proverai a passare per la strada chiusa? Ok, Lily, decidi tu. Piano e con calma, Lily. Non sono sicura che sia stata una buona idea. Attenta, Lily! Oh, Lily, stai bene? Aspetta qui, andrò a prendere Tom il carro attrezzi per aiutarti. Ciao, Tom. Ciao, baby Tom. Caspita, come avete pulito bene! Ascolta, Tom, Lily ha avuto un incidente. Puoi venire subito ad aiutarla? Perfetto, Tom. Baby Tom, aspetta qui, noi torniamo presto. Guarda, Lily, Tom è arrivato ad aiutarti. Hai ragione, Tom. Lily non avrebbe dovuto passare di qui, ma Tyler le ha detto che era ok. È pesante, lo so. Bravo, Tom. Andiamo al garage. Ora ti aggiusteremo, Lily. Da dove iniziamo, Tom? Giusto, il suo cartello di stop è rotto. Ma tu ne hai sicuramente uno di scorta, vero? Sei rimasto senza segnali di stop? Oh, cavoli, cosa dovremmo fare allora? Colla, eh? In effetti potrebbe funzionare. Vuoi provare, baby Tom? Bel lavoro, baby Tom! Il cartello è riparato! Qual è il prossimo passo? Che brutti quei graffi, Lily! Ma sono sicura che Tom potrà sistemarli, vero Tom? Grandioso! Bel lavoro! Hai finito con Lily, Tom? Hai ancora un piccolo extra per Lily? Forte! Qua, Lily. Ora hai una radio, così potrai ascoltare le informazioni sul traffico invece di fidarti di cattivi soggetti come Tyler.
Ora Lily è pronta per andare? Grande! Cosa c'è, Tom? Baby Tom, non hai rimesso la colla sullo scaffale, vero? Beh, penso che tuo padre abbia bisogno di aiuto. Beh, in ogni caso avete fatto un ottimo lavoro oggi. Ciao a tutti, a presto. Tom, il carro attrezzi. Ciao Hector, pare che tu stia avendo una giornata impegnativa. Stai inseguendo quella macchina che corre a velocità eccessiva? Guarda, è appena passata col semaforo rosso. Non lasciarti scappare quella macchina. Provaci, Hector. Ehi, Hector, attento. Oh, Hector, c'è del fumo vicino alle tue pale. Hector, attento. Attento. Ops. Oh, Hector, non preoccuparti, ok? È stata semplicemente sfortuna se ti sei perso quella macchina. Oh, hai bisogno di aiuto, Hector. Chiamerò Tom il carro attrezzi per ripararti. Aspetta qui! Ehi, Tom! Tom, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Hector l'elicottero è in difficoltà. Sbrighiamoci, Tom. Susie, Tom giocherà con te più tardi. Ciao. Alla tua sinistra, Tom. Perfetto. Guarda, eccolo. Sbrighiamoci. Ehi, Hector, Tom è qui. Non c'è più nulla di cui preoccuparsi. Ti portiamo al garage, Hector. Siamo pronti, Tom? No, Tom, Hector non ha le ruote. Sarà difficile spostarlo. Cosa dovremmo fare adesso? Idea brillante, Tom. Tu puoi andare a trovare un rimorchio, mentre io andrò a chiedere a Charlie, l'autogru, di darci una mano a sollevare Hector nel rimorchio. Charlie? Charlie? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Hector ha avuto un incidente. Vieni, andiamo. Ecco che arriva Charlie. Tom ha bisogno del tuo aiuto per sollevare Hector nel rimorchio. Attenzione! Perfetto, Charlie! Grazie per aver salvato la situazione! Arrivederci! Ciao! Abbiamo raggiunto il garage ora. Hector, Tom ti darà uno sguardo ora. Una delle pale del rotore di Hector manca. Sarà difficile volare senza. Troviamo una nuova pala per Hector. Questa andrà bene, Tom? No? Che ne dici di questa?
No? Che ne pensi di questa? Perfetto! Ci siamo! Bel lavoro, Tom! Bene, cos'altro? Ok, adesso viene il pattino di atterraggio. Sì, hai ragione, dovremo sostituirlo completamente. Si sta rivelando un po' più complicato di quanto pensassimo. Perfetto, Tom! Abbiamo bisogno di altro? Una chiave inglese, naturalmente! Perfetta! Grande! Attento con le viti ora! Ed ecco il nuovo pattino di atterraggio! Bel lavoro, Tom! Ora Hector può stare perfettamente in piedi sul suo nuovo pattino di atterraggio. Adesso ci occupiamo del rotore di coda. Allora, sei pronto, Hector? Ottimo lavoro! Ora sei pronto per andare, Hector! Bye bye, Hector! Divertiti! Bene! A presto, Tom! Ciao! Tom, il carro attrezzi! Ciao, Jeremy! Come stai? Ehi, Jeremy! Attento! Attento! Oh, oh! Jeremy, stai bene? Chiamerò Tom il carro attrezzi per aggiustarti. Tu aspetta qui, ok? Tom? Ehi, Tom! Jeremy, il taxi, ha bisogno del tuo aiuto. Vieni, sbrighiamoci. Alla tua sinistra, Tom. Oh, aspetta, Tom, il semaforo è rosso. È ora di andare. Ehi, Jeremy, Tom è qui. Lui sarà in grado di aiutarti. E ora possiamo andare al garage, Jeremy. Ed eccoci arrivati! Bene, cominciamo! Quindi, come procediamo, Tom? Sì,
Cominciamo cambiando la griglia anteriore di Jeremy. Chissà come ti fa male. Questa andrà alla perfezione. Hai già un aspetto migliore, Jeremy. Adesso vediamo cosa c'è che non va con il motore. Oh sì, deve essere cambiato. Guarda lì, su quello scaffale, Tom. Andrà bene? Quindi, asportiamo il vecchio motore e lo sostituiamo con quello nuovo. Ottimo! Oh, guarda lì, Tom! Quella crepa sul lunotto di Jeremy è abbastanza grande. Cambiamolo! Sì, useremo quella ventosa per rimuovere il lunotto. Pronto, Jeremy? 1, 2, 3. Ecco fatto! Ora è tempo di trovare il nuovo lunotto. Quello lì è adatto, Tom? Ah, ok. È troppo grande per Jeremy. Che ne dici di questo, invece? Perfetto! Ottimo! Jeremy, sembri perfetto ora! Oh oh, quell'insegna sul tetto è un po' traballante! Cosa ne pensi, Tom? Tom, tu hai esattamente ciò che serve a Jeremy, non è vero? Grande, Tom! Quindi, quale sceglieresti? Questa, Tom? No? Che ne dici di questa, allora? Perfetto! È tempo di andare per la vecchia insegna. Quella nuova è tutta splendente e molto bella. Jeremy sembra così felice. Ciao, Jeremy! Buona giornata! E anche a te, Tom! Bye bye! Tom, il carro attrezzi! Buongiorno, Tom! Che mosse di danza fantasiose! Ehi, Jerry! Oggi c'è la grande gara! Sei emozionato? Cosa stai facendo con quella vernice spray, Jerry? Stai verniciando i fari! Sei sicuro di poter dipingere i fari? Per cambiare il colore delle luci, basterebbe applicare delle lampadine colorate! Non passerai certo inosservato allo show automobilistico con quei fari verdi, Jerry! Ehi, la vernice si sta sciogliendo con il calore delle luci! Oh oh, Jerry, la vernice insieme al calore delle luci ha incrinato i fari! Non puoi andare alla gara senza fari! Meglio chiamare Tommy il carro attrezzi per vedere se può aiutarti! La corsa è tra poche ore! Ciao ancora, Tom! Jerry ha bisogno del tuo aiuto! Ha cercato di decorare la sua macchina per il grande show di oggi e ha spruzzato di vernice i suoi fari! E la vernice li ha fatti incrinare! Puoi aiutarlo? Grandioso! Andiamo! Tom è arrivato ad aiutarti, Jerry!
Non vorrei dirti che te l'avevo detto, Jerry, ma Tom concorda che i fari non dovrebbero mai essere verniciati. Andiamo a sistemarli. Eccoci arrivati! Si lavora adesso, Tom? Almeno Jerry aveva scelto un colore ricercato. Come risolverai il problema? Il primo passo è quello di rimuovere i vetri rotti. Buona idea, Tom. Spiacente supereroe, il tuo mantello di plastica deve andarsene. Come hai intenzione di ravvivare il look di Jerry per lo spettacolo, Tom? Sicuramente avrai qualche idea. Che lampadine installerai, Tom? Semplici lampadine standard? Fatto, Jerry. Hai dei fari nuovi. Non ti preoccupare, Jerry. Tom ha una piccola sorpresa per te. Questo dovrebbe funzionare. Pronto ora, Tom? Accendi la tua autoradio, Jerry. Ora accendi i tuoi fari. Aha! Ora è sicuro che verrai notato alla corsa, Jerry. Ottimo lavoro, Tom. Grazie mille. In bocca al lupo, Jerry. Arrivederci, amici.